a caccia di una vittoria in trasferta che manca dal lontano 8 settembre, dal blitz di Arezzo che per ora resta l'unico acuto del pur positivo campionato della Pistoiese. Domani a Cuneo contro una formazione piemontese in crisi, un solo punto nel 2018 e terz'ultimo posto in classifica, potrebbe essere la volta buona. Per l'occasione mister Indiani recupererà il centrocampista Luperini, squalifica finita, e il difensore 40, risolto il problema fisico. Bisognerebbe, faremo di tutto per farlo, sapendo che la partita ci propone difficoltà diverse rispetto alla gara di Livorno, totalmente diverse. Che partita si aspetta e che Pistoiese vorrebbe vedere domani a Cuneo? Aspetto una partita più combattuta e giocata, viste anche le condizioni con l'occidiano del campo, mi aspetto una Pistoiese determinata più che con Livorno, perché con Livorno la gara era solamente dal punto di vista tecnico-tattico, a Cuneo ci vorrà anche altre cose, cioè dal punto di vista temperamentale sicuramente. Mister, rientra Luperini dal primo minuto a centrocampo, ci sarà spazio per lui dal primo minuto oppure opterà per lo stesso centrocampo visto domenica contro Livorno? Ma Luperini rientra dalla squalifica, è andato bene fino ad ora, credo che riparta dall'inizio. Per gli altri reparti, sia l'attacco che la difesa, cambierà qualcosa anche a livello non solo tecnico ma anche tattico, riproporrà i quattro dietro visti domenica contro il Livorno? Ma vediamo, c'è anche un allenamento, ancora un allenamento e poi decidiamo, ma non credo c'entri tanto il discorso 4, 5, 6, 7, ma l'atteggiamento della squadra deve avere. A livello mentale, mister, risultato positivo, quanto significherebbe domani a Cuneo? Ma tantissimo significherebbe, perché interromperebbe prima di tutto una striscia negativa in trasferta e poi darebbe il segno fondamentale che sei arrivato a un livello di maturità più alto e potresti tentare da qua alla fine del campionato veramente l'accesso ai playoff.